a Roma perché vogliamo un segnale forte del governo, basta parole, ci vogliono atti concreti per il rilancio della siderurgia in questo paese, un settore strategico importantissimo per rendere questo paese autonomo anche dal punto di vista dell'acciaio. Bisogna però dare dei segnali perché sono state disattese tutte le cose dette 8 mesi fa, siamo ai minimi storici della produzione, minimi storici degli investimenti, minimi storici della manutenzione ordinaria e straordinaria, mettendo a rischio anche la sicurezza dei lavoratori. In un momento che il mercato tira, noi siamo ai minimi storici, questo è inaccettabile, vogliamo un piano industriale, un rilancio e basta accordi segreti tra pubblico e privato, vogliamo che il sindacato ci sia per il rilancio della siderurgia. Basta questa situazione negli stabilimenti di Acciaierie d'Italia. Una situazione che vede i lavoratori prigionieri di una gestione che è assolutamente inaccettabile, non c'è un euro per la manutenzione, non c'è un euro di investimento, la sicurezza dei stabilimenti sta peggiorando, serve che oggi il governo dia una risposta chiara per dare continuità alla siderurgia in Italia e dare sicurezza a questi lavoratori che lottano per il loro salario e per il loro stipendio.